Buongiorno. Che grosso equivoco è nato in occasione dell'ultimo consesso di domenica scorsa? Quelle sorrisi, risate, ironia sardonica non era dovuta al fatto che era rivolta a Berlusconi persona fisica o persona istituzionale, era dovuto semplicemente al fatto che in un precedente consesso a tre il Berlusca, l'Angelona e l'amico Nicola, di cui nessuno è al corrente, ma credetemi è stato fatto, aveva chiarito il nostro presidente tutti quegli aspetti reconditi, non sufficientemente allargati, spiegati, eccetera, che i programmi dell'Italia sono i migliori che possono esistere in tutta l'Europa. Allora loro hanno preso atto di questo ulteriore allargamento, diciamo, della spiegazione e si sono tranquillizzati. Che forza il nostro presidente, ma loro non lo conoscono. A questo punto, visto che le cose si erano spianate, il nostro Berlusca cosa ha fatto? Ha raccontato un'ennesima irresistibile e favolosa barzelletta e i due si sono sganasciati, scompisciati dalle risate. Quando il giornalista poco dopo ha chiesto alla coppia cosa ne pensassero del nostro Presidente del Consiglio, semplicemente per abbinamento Berlusconi, barzelletta risate, loro si sono messi a ridere, ma non ci combinava nulla l'Italia, gli italiani, i programmi, il governo, eccetera, nulla, è stato un grosso equivoco. E che vogliamo? Ora ha preparato la letterina, gliela sta mandando, gliel'ha già mandata e in fondo ha messo auguri di Buon Natale. Tutto il resto non conta, quello che conta secondo lui sono i sinceri, fervidi auguri di Buon Natale a tutti i partecipanti alle riunioni. Ma il resto lo vedremo, ma cosa volete da noi? Ma l'Italia è forte, l'Italia ha un governo, come si dice, tranquillo, coeso o no?